Ciao ragazzi, eccoci qua, finalmente il tutorial sulle rotazioni. Lo so, doveva uscire un po' di tempo fa, ma ho avuto un po' di problemi perché il tempo in Belgio fa schifo. E quindi oggi finalmente c'è il cielo azzurro, come potete vedere abbiamo un bel panorama di Bruxelles, la colonna dei congressi lì, e un bel parchetto di là, ma non ce ne frega niente del parchetto. Andiamo a parlare invece delle rotazioni, iniziamo a parlare di cose serie, quindi pirouette 180 e toupie, cioè la trottola. Dunque, la prima parte del video è indirizzata anche a chi non gliene fregasse niente di diventare una ballerina sulla ruota, un ballerino a roteare come dei pazzi, insomma, perché andremo a parlare della tecnica per curvare, cioè cosa facciamo quando curviamo. Noi sicuramente, molti di voi non ci avranno mai riflettuto a quali parti del corpo entrano in gioco e cosa fate quando curvate, e ora ve lo spiego io. Cosa fate quando effettuate una curva? Sicuramente vi inclinate in quella direzione e poi c'è un movimento di torsione del corpo, cioè la testa va a guardare dove state andando e la spalla si apre in quella direzione. Guardo di qua, mi inclino e vado e giro a sinistra o giro a destra. Ora, cosa succede anche? Che la spalla, creando questo movimento di torsione, fa aprire il bacino nella direzione nella quale state girando, influenzando le gambe, cioè il peso del vostro corpo va a finire tendenzialmente verso l'interno della curva. Quindi, quando voi girate, avete il peso sulla gamba interna e un po' sulla gamba esterna. A velocità ridotte potete giocarci molto su questa cosa, perché qual è la cosa importante? Sì, inclinarsi, sì, la torsione del corpo, ma anche sapere dove avete messo il peso del vostro corpo, perché in realtà una curva verso destra potete farla anche mettendo il peso sulla gamba esterna e spingendo con la tibia. Vedete, posso anche togliere l'altra, o al contrario tutto sulla gamba interna. Ovviamente la verità sta nel mezzo, cioè dovete mettere peso sulla gamba interna e aiutarvi con la gamba esterna. Perché vi dico questo? Perché con ruote, specialmente con ruote molto veloci o pesanti che hanno magari effetti giroscopici come lo Z10, è più importante mettere il peso sulla parte interna, sulla gamba interna alla curva, se no perdete di stabilità e rischiate di farvi male. A basse velocità potete fare un po' come volete, tendenzialmente ognuno trova la sua tecnica migliore, la tecnica con la quale si trova meglio. Io vi faccio solo riflettere a cosa succede quando fate una curva. Ora, perché vi sto dicendo questo? Perché in realtà iniziare una rotazione è esattamente la stessa cosa, ma accentuando questi movimenti, cioè invece di aprire solo la spalla, do un'impulsione con le braccia e un colpo esplosivo col bacino, rimango a guardare nella stessa direzione nella quale sto andando e facendo questo ho una pirouette. Molto semplice. Ne faccio una guardando la telecamera, vedete, la testa rimane a guardare dove voglio continuare dopo che ho fatto la pirouette. Così. Quindi è esattamente come nella danza, è molto importante quello che fate con le braccia e il colpo di bacino e spingere verso l'alto, cioè cercare di rimanere su un asse, perché cosa è che dà la velocità a una rotazione? Stringersi, chiudersi e restare più vicini possibile a un asse di rotazione. Quindi esattamente come nella danza, voi avete le braccia qui, le lanciate nella direzione nella quale volete fare la pirouette e questo blocco delle braccia fa partire il bacino. Quindi succede questo. Sulla ruota fate la stessa cosa identica. Perché sto spiegando per prima la pirouette, prima del 180, che è semplicemente un mezzo giro? Perché la pirouette, essendo un giro completo, vi riporta alla marcia avanti. Quindi non dovete imparare la marcia indietro per imparare questa figura. Questa è la tecnica di base, cioè farla mentre state andando sul monoruota, però potete fare una pirouette anche dal compasso che ho spiegato nello scorso video, per esempio. Quindi io sono in compasso, che è questa figura qua, accelero, mi chiudo e automaticamente questo dà il via a una rotazione. È molto semplice in realtà, avrete un po' di nausea all'inizio, però non è così complicato. Il 180 in realtà è un po' più complicato. Perché è più complicato?
Perché dovete imparare la marcia indietro, dovete impararla bene, dovete essere tranquilli in marcia indietro. La tecnica è assolutamente la stessa, un'impulsione con le braccia, un colpo esplosivo di bacino, ma in quel caso deve essere preciso, deve essere mezzo giro. E la cosa importante è che la ruota giri su un asse, cioè non è questo. Questo non è un 180, questa è una manovra, come quando parcheggiate la macchina, cioè state facendo una curvetta e ripartite indietro. Questo non è un 180. Il 180, per essere sicuri, potete eseguirlo su una linea dritta e rimanete su quella linea. Quindi immaginate che qua ci sia una linea, tac tac, hop, colpo di bacino e rimango in quella traiettoria. Dopodiché ovviamente si può eseguire anche su una circonferenza, cioè in una circonferenza e c'è anche il ritorno, quindi passare dalla marcia indietro alla marcia avanti, quindi questo è quello normale, questo è quello di ritorno. È la stessa cosa identica, solo che siete in marcia indietro e dovete tornare alla marcia avanti, ma la tecnica è uguale. Ok, adesso mettete pausa se volete provarlo perché sta andando rapido, poi vi giuro che vi farò un video specifico per una di queste figure. Allora, adesso vi farò vedere la trottola. Ora, la trottola è diversa dalla pirouette, perché la pirouette è un movimento che eseguiamo per inerzia, cioè noi diamo un'impulsione, facciamo girare il nostro corpo insieme alla ruota, ma quel movimento lì è dato dalla nostra forza, mentre in una trottola, in una 2P, utilizziamo il motore del monoruota. Come si effettua una 2P? Dovete disegnare una circonferenza e andare a chiudere questa circonferenza, renderla sempre più piccola, cioè una specie di spirale, fino a quando non vi ritroverete automaticamente in 2P. Si può fare sia su due piedi che su un piede. Ve la faccio vedere intanto su due piedi. Quindi questo è il mio cerchio. Cerco di chiuderlo, cerco di farlo sempre più piccolo, sempre più piccolo, sempre più piccolo. Sempre la spalla che si apre, la testa che guarda dove voglio andare. A un certo punto mi ritroverò. Oh, guarda, sono in 2P. Magicamente, chissà perché. Quindi, in realtà vi stupirete, ma vi ritroverete a farla senza volerlo. Basta fare quello che vi dico. Si può fare anche con un piede, e tendenzialmente in realtà è anche più facile su un piede solo, perché bisogna inclinare meno la ruota. Ve la faccio vedere su un piede. La tecnica è la stessa. Io apro il mio corpo, lascio la gamba indietro e cerco di chiudere questa circonferenza, fare cerchi sempre più piccoli. Sempre più piccoli, aspetta, mi metto davanti, ok, sempre più piccoli. Poi appena sono in pirouette, sono in 2P, appena sono lì, la gamba da dietro la riporto avanti e mi metto in una posizione così dritta. Che succede? Che praticamente noi, per dare l'input per iniziare la rotazione, va bene che teniamo la gamba indietro. Una volta che la rotazione inizia, se abbiamo la gamba indietro, il nostro corpo è troppo fuori dall'asse e quindi ci sbarella la cosa. Quindi a un certo punto la gamba che avevamo indietro, faccio vedere da qui, la gamba che avevamo messa qui indietro la dobbiamo riportare qua, cioè in asse col nostro bacino. Ok? Un altro trucchetto è anche dare un colpettino a terra mentre state facendo delle circonferenze che vi ho fatto vedere prima, per fare iniziare la 2P. Quindi io sono sempre lì che cerco di fare la mia bella spirale e, dando un colpettino a terra, mi do un'accelerazione per iniziare la rotazione. Vedete, il mio piede adesso è davanti, lo vedo, non è qui. Se lo tengo qua, finisco per fare delle piruette che si spostano nello spazio. Ok, mi sembra che ho detto davvero tanto. Arriveranno i video specifici su ogni cosa, arriveranno dei video in cui vi spiego dei trucchetti per non farvi troppo male quando andate in strada, salire e scendere i gradini, insomma ho in mente un bel po' di cose. Spero che questo video vi sia stato utile. Giusto per precisare, io in questo video e nel video precedente, quello sulle basi del freestyle, ho riassunto davvero tutti i concetti che in un mio workshop affronto in 3 ore di corso.
dura di più in un workshop, perché dal vivo ovviamente ho il tempo di guardarvi uno per uno e correggere i difetti. Guardare questi tutorial è molto utile, però senza avere un occhio esterno ci metterete di più a imparare queste cose. Insomma, quindi se volete contattatemi, fatemi vedere quello che avete imparato e io cercherò di rispondervi il più possibile per correggere i vostri errori. E se volete partecipare a una delle mie masterclass, la prossima è il 27 agosto qui a Bruxelles, purtroppo, quindi dall'Italia è un po' complicato, e l'altra sarà il 17 settembre, sempre qui a Bruxelles, per preparare tra l'altro la gente per la prova di freestyle degli Electric Games. E poi spero di farne una a Milano entro fine anno. Comunque, spero che questo video vi sia stato utile. Se vi è piaciuto, condividetelo, fatelo vedere ai vostri amici, iscrivetevi al canale e fate tutte quelle cose che si fanno di solito.